Ciao a tutti, io sono Alex, benvenuti sul mio canale iBrain e benvenuti alla mia serie di video tutorial su applicazioni da cellulare o da personal computer. Oggi vi porto un aggiornamento su un programma preinstallato sul sistema operativo macOS. Di che programma vi sto parlando? Si chiama QuickTime Player. Io ho già portato due video tutorial, uno come registrare l'audio e uno come registrare solo il video. Visto che c'è stato un aggiornamento importante di questo software, siamo arrivati alla versione 10.5 di QuickPlayer, hanno aggiunto delle funzioni molto importanti e molto interessanti che facilitano l'utilizzo di questo piccolo software per la registrazione sia dello schermo che dell'audio insieme o da sorgenti diverse. Prima queste funzioni non erano abilitate. Allora andiamo a PC che vi spiego un attimino come quali sono gli aggiornamenti di questo piccolo software. Allora, siamo sul desktop del mio personal computer. Come vedete abbiamo QuickTime Player, io l'ho aperto per farvi vedere la versione, siamo arrivati alla versione 10.5 o tra parentesi la 1015.2.1. Allora, prima per registrare con questo software si poteva registrare o solo l'audio o solo il video, non tutti e due insieme perché era un po' macchinoso o bisognava aprire due finestre due volte lo stesso programma, però si avevano problemi anche di sincronizzazione dell'audio. Allora, per registrare l'audio con questo software è molto semplice. Andiamo sulla nostra icona di QuickTime Player. Quando noi siamo sulla nostra icona facciamo tasto destro e come vedete si aprono tutte delle opzioni. Abbiamo nuova registrazione filmato, nuova registrazione audio o nuova registrazione schermo. Io adesso faccio nuova registrazione a schermo. Adesso, come vedete, prima non c'era questo piccolo menu che si apriva, ma era solo ti partiva solo la registrazione. Adesso possiamo scegliere di acquisire l'intero schermo del computer, di acquisire la finestra selezionata, quindi selezioniamo una finestra e ci registra solo quella finestra, poi acquisisci la selezione, quindi possiamo creare noi una finestra a nostro piacimento e il PC acquisisce solo quella parte di schermo, se no poi abbiamo registra l'intero schermo, ancora che io ce l'ho attivo, registra la selezione. Ma un'altra cosa molto comoda che prima non aveva, abbiamo tutte delle opzioni. Che opzioni ci si sono attivate? Allora, prima di tutto possiamo decidere in che posizione il file verrà salvato. Prima salvava sempre nella cartella di QuickTime Player, poi bisognava prendersela e spostarsela. Invece adesso possiamo decidere di salvare in un'altra posizione, quindi possiamo scegliere una nostra cartella di preferenza e dire al programma di salvare in quella cartella o di salvarla direttamente nella mail per mandare una futura mail, di salvarla sulla scrivania, quindi sulla nostra desktop, che è questo qui, nella cartella dei documenti. Poi abbiamo anche la possibilità di un timer. Io adesso ce l'ho selezionato nessuno, vuol dire che appena che clicco lui parte a registrare. Col timer possiamo dirgli che dopo 5 secondi parte la registrazione o 10 secondi. Ma la funzione molto interessante che prima non avevamo, che possiamo registrare anche l'audio. Scusate, mi è partita una telefonata. E quindi siamo arrivati al timer. Ma un'altra funzione molto interessante e comoda di questo software, che da quando hanno fatto l'aggiornamento, che possiamo anche decidere l'acquisizione dell'audio. Prima registrava solo, se facevamo partire la registrazione, registrava solo il video, poi dovevamo registrare l'audio e poi lo dovevamo sincronizzare in un secondo luogo, quindi in post produzione. Invece adesso gli possiamo dire anche di registrare l'audio mentre registra lo schermo, quindi abbiamo già audio e il desktop sincronizzati a livello audio. Poi possiamo dirgli anche la sorgente di ingresso dell'audio. Quindi qua io adesso ho quattro opzioni, ho il mio microfono collegato via USB, il microfono integrato, quindi quello del personal computer, il Soundflower, che è un piccolo software che permette di registrare l'audio interno del PC, quindi dalla scheda madre. Quindi se dobbiamo registrare, non so, un filmato o un video su YouTube o su un altro sito, adesso mi è venuto YouTube, scusate, possiamo mandarlo in registrazione, lui in automatico ci registra sia il file video che il file audio già sincronizzati. Io adesso lascio nessuno,
Fatto questo, possiamo decidere che quando ci si forma l'icona della macchina fotografica, clicchiamo col mouse sinistro e lui in automatico parte la registrazione, o se no clicchiamo su registrazione. Adesso vi faccio vedere, se io faccio in questo modo, lui già sta registrando lo schermo, da come faccio capirlo, nella barra di impostazioni del mio personal computer qua in alto, mi si attiva questa iconcina con il simbolo che sta registrando, se io ci clicco sopra, lo blocco la registrazione. Adesso vi faccio vedere, facciamo così, in automatico lui ha già smesso di registrare e questa è la piccola registrazione dello schermo avvenuta. Come vedete non c'è la fonte audio perché io non ho registrato, perché sto già registrando con altro software per farvi il video tutorial. Il software che adesso sto utilizzando si chiama OBS Studio, ho fatto 4-5 tutorial, è anche quello un software gratuito e molto più completo di QuickTime Player, ha delle funzioni aggiuntive, si possono fare qualcosa in più confronto QuickTime Player. Però se non volete installare un software da seconda parte ma volete utilizzare quello preinstallato già sul sistema operativo Mac, QuickTime Player è molto comodo e molto intuitivo. L'unica pecca che ho notato è che lui salva in .mov e alcune volte alcuni software fanno fatica a rilevarlo e quindi bisognerebbe convertirlo in un altro formato. Detto tutto questo, se sei arrivato fino a questo punto vuol dire che il mio tutorial ti è tornato utile, o meno il mio aggiornamento di QuickTime Player, quindi io ti consiglio, qua in basso c'è il tastino iscriviti, cliccaci sopra, lascia un bel like e se poi hai qualche dubbio, qualche incertezza su quello che ti ho spiegato, fammelo sapere nei commenti, perché io tendo a rispondere molto velocemente, specialmente ai commenti dei miei video tutorial, perché so che se qualcuno mi scrive ha delle difficoltà per fare qualcosa sul suo personal computer. Detto tutto questo, io ti ringrazio, adesso compariranno per 20 secondi i miei titoli di coda, dove troverai altri 4 proposte di video presenti sul mio canale. Io ti saluto e ti ringrazio come sempre che continui a seguirmi. Ciao!